Reverendo Signor Prevosto Don Giuseppe Marinoni, reverendi sacerdoti e religiose, distinte autorità civili e militari, sorelle e fratelli nel Signore, celebriamo insieme la Domenica, Pasqua della settimana. La maternità della Chiesa ci educa attraverso i tempi a ritmare la nostra esistenza, innestandola nel mistero della passione, morte e risurrezione del Signore. Il battesimo ci ha introdotto una volta per sempre in questa dinamica e lo Spirito Santo ci conduce affinché le gioie e le fatiche del quotidiano, il nostro lavoro, gli affetti, la famiglia, tutto quanto è intorno a noi e dentro di noi siano vissuti con Cristo e per Lui. Così le nostre croci non sono senza senso, i nostri sabati interiori non sono abissi di solitudine e le pietre rotolate sopra i nostri sepolcri non sono per sempre, perché l'unico eterno è il vivente, il crocifisso che è risorto. La vita del cristiano è appunto vita, non un'ideologia, non una favola, non una morale, non una vaga religiosità intimistica e ritualistica, ma un'esistenza in Gesù e per Gesù. Lo cantiamo nella notte di Pasqua: con Cristo rinasciamo alla vita. Il Signore non ci ha amati per scherzo. La santità è anzitutto una chiamata e un dono fatto a tutti, è un lasciarsi condurre dallo Spirito che manifesta nei diversi volti e carismi dei figli di Dio e della Chiesa la vita divina. È un cammino che realizza la promessa del serpente descritto nel racconto della Genesi: sarete come Dio. Egli lo diceva per strappare da Dio l'uomo creato a sua immagine e somiglianza. In Gesù quelle parole si realizzano esattamente come profonda adesione e comunione con il Padre, che vuole la vita e la vita in abbondanza e nella gioia per tutti i suoi figli. La via che Gesù ha scelto, lo abbiamo proclamato nel Vangelo poco fa, è quella però dell'abbassamento e del servizio, del consegnare tutto se stesso, i propri averi, prendendo su di sé il male di colui che giace sulla strada percosso dai briganti. Il Signore si è fatto come un samaritano, ritenuto bestemmiatore di Dio e mangione e beone con i peccatori, ma Lui solo ha preso sul serio la sorte dell'uomo ferito. Non si è discostato come il Levita e il sacerdote per paura di contaminarsi, ma si è compromesso totalmente con la nostra sorte. Lo stile del buon samaritano fa crollare il dubbio che può sorgere nel cuore dell'uomo di fronte alle affermazioni della prima lettura, il continuo richiamo e comando: ascolta Israele. Il rimando ai comandamenti possono insinuare l'immagine di un uomo e di un popolo che deve essere schiavo di Dio, che limiterebbe la nostra libertà e la nostra realizzazione. In Gesù, buon samaritano, apriamo gli occhi invece su un Dio che rimane in ascolto, Lui per primo, del grido dell'uomo e dell'umanità intera. Si fa prossimo amandoci per primo, si consegna perché noi possiamo guarire e, se ci lascia nell'albergo dopo averci medicato, non è per abbandonarci,
ma per andare su chissà quali altre strade a raccogliere altri incappati nella violenza dei briganti o a radunare quanti hanno voluto prendere un'altra strada che si è rivelata di perdizione. Lo stesso San Paolo nella seconda lettura lo conferma. Qualsiasi altro comandamento si ricapitola in queste parole: amerai il tuo prossimo come te stesso. E ha concluso con un invito: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, rivestitevi del Signore Gesù Cristo. La parola che è stata proclamata ci offre in particolare in questi giorni che inaugurano le celebrazioni dell'anno centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla una chiave di lettura della sua esistenza e testimonianza cristiana. Avvertiamo la suggestione di questo luogo accanto e vicino al luogo dove è stata battezzata e vicino alla panca dove lei era solita inginocchiarsi a pregare. Con quale intima commozione la celebriamo e la vediamo qui in questa magnifica chiesa. Ella è stata anzitutto una donna che ha vissuto radicalmente l'invito rivolto dal Signore nel libro del Deuteronomio. Ascolta, ha ascoltato il Signore e non ha mai smarrito il suo primato. L'adesione profonda della sua volontà e della sua esistenza a Lui ha plasmato il suo volto e le sue scelte. La capacità di prestare ascolto alla voce di Dio passa anche dall'allenarsi a riconoscere i segni della sua presenza lungo il nostro cammino. Forse la piccola Gianna si sarà interrogata, proprio come fanno i bambini, sul perché il papà uscisse prima per andare alla messa quotidiana, anzi prima di poter andare a prendere il treno e andare a lavorare al cotonificio a Milano. Perché papà fa così? Ormai cresciuta, inizia anche lei a coltivare un rapporto più personale e intenso con il Signore, come negli esercizi spirituali vissuti a Genova, al termine dei quali, insieme ad altri pensieri, scrive: «O Gesù, ti prometto di sottomettermi a tutto ciò che permetterai che mi accada. Fammi solo conoscere la tua volontà». Nella rapida corsa dei suoi 39 anni di vita, poi Santa Gianna è stata ben desta da ogni sonno o torpore interiore, percependo, come ha detto l'Apostolo, che la vostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. Ha voluto vivere con consapevolezza i passi della sua vocazione matrimoniale, volendo che il suo fidanzamento fosse benedetto in chiesa e preparandosi alla celebrazione nuziale con un triduo di preghiera, lei nel santuario dell'Assunta a Magenta e il marito Pietro non lontano da qui nella chiesetta del Buon Consiglio. Un rimanere desta il suo passato attraverso l'attenzione agli altri, nel sociale come nella professione medica, il suo occhio attento a qualche situazione di disagio lavorativo nell'ambito della ditta Saffa, di cui il marito Pietro era direttore, la cura per gli ammalati come quella testimoniata a Mesi
amessero dalla mamma di una bimba di 2 anni in preda a una febbre fortissima, che si sentì bussare alla porta nella notte dalla dottoressa che diceva: «Mariuccia, scusami, non riesco a dormire, ho in mente tua figlia, ci penso, se la vedo vado a casa tranquilla». Abbeverandosi alla sorgente della misericordia di Dio, ne è divenuta lei stessa fontana e sorgente, ha saputo amare sino alla fine, rispondendo all'amore con l'amore. La scelta finale della sua vita, preferendo la vita che aveva in grembo alla sua, ha manifestato il modo in cui ella ha manifestato proprio la santità cristiana. L'eroicità di Santa Gianna è stata quella di un quotidiano vissuto consapevole della presenza di Dio, che le ha consentito di correre senza stancarsi, di irradiare con il suo sorriso e il suo sguardo un riflesso della luce del cielo, come dice il Salmo: «Guardate a Lui e sarete raggianti». Lo ha messo bene in luce il cardinale Carlo Maria Martini, che appena arrivato a Milano aprì il processo di beatificazione, nell'omelia dopo la beatificazione di Santa Gianna, dicendo: «Una santità non fatta di mezzi straordinari, di fuga dal mondo impossibile a molti, di abbandono delle attività professionali, delle relazioni coniugali, familiari, bensì una santità nella quale ciascuno si ritrova a casa». Sembrano parole che anticipano quella santità della porta accanto, tanto cara al Papa Francesco. Come discepoli di Gesù, crediamo che non esista il caso o il destino, ma la provvidenza che accompagna i solchi della nostra esistenza. Nella vita di Santa Gianna tanti ne sono i segni, cominciando dal suo compimento terreno, ove il rivestirsi del Signore Gesù, cui ci ha invitato San Paolo, si è manifestato anche nel modo e nel tempo in cui ha reso la vita a Dio. Il Calvario vissuto nei giorni del Triduo Santo e la morte avvenuta nelle prime ore del sabato in albis. Il tempo della Pasqua, in cui il cristiano rivive i misteri della vita di Gesù, perché quella stessa dimensione pasquale accolga la sua vita. San Giovanni Paolo II, che ha voluto fortemente che Santa Gianna potesse essere elevata all'onore degli altari come modello di donna, sposa, medico e madre, ha percorso secondo la stessa cronologia il suo ingresso nella casa del Padre, rendendo a Dio anche lui la sua vita il sabato in albis, vigilia della festa della Divina Misericordia. Ancora stupisce la comunione dei santi che si rivela nella vicenda di Santa Gianna. Il fratello, padre Alberto, per il quale è in corso il processo di beatificazione, San Paolo VI, che connove la vicenda di Santa Gianna quando era arcivescovo di Milano e ne caldeggiò l'inizio del processo di canonizzazione divenuto pontefice. Padre Olinto Marella, beatificato nel 2020, che fu padre spirituale della Santa, San Giovanni Paolo II, e se pensiamo all'ospedale San Gerardo di Monza, ove Santa Gianna fu curata e che anni dopo
accolse le sofferenze di un altro beato, Carlo Acutis. La comunione dei santi. Essa ci rivela una storia e una geografia della santità che diventa appello per ciascuno di noi. Il pellegrinaggio che compio in questi due giorni nei luoghi della vita e del lavoro della santa e della sua famiglia ci dicono che le nostre case, le nostre fabbriche, le nostre comunità cristiane possono e devono essere scuole e templi della comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore, per intercessione di Maria Santissima e di Santa Gianna, ci consenta di chinarci come il buon samaritano sulle ferite dell'umanità del nostro tempo, in particolare quelle causate dal rifiuto della vita nascente e di quella povera e sofferente. Allora risplenderà la nostra luce come riflesso di quella di Dio. Amen.